to the north, yeah. Badass bitch, I keep my life back on the source, yeah. È sicuramente un'estate in cui abbiamo voglia di sport, voglia di ripartire con le nostre attività preferite, ma anche di farlo strano. È un'estate all'insegna del famolo strano, almeno all'insegna dello, per quel che riguarda naturalmente lo sport. Sembra che sia di questo avviso Urban Sports Club, una applicazione leader in Europa per l'accesso a più di 10.000 centri fitness e attività sportive, che ha stilato una classifica molto divertente su quelle che sono le attività più strampalate che si vogliono fare per questa estate 2021. All'ultimo posto c'è il Lightning Ball. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco completamente al buio che ha a che fare con lo sport, il classico calcetto con gli amici, ma al buio. Poi ci sono in ordine a crescere padel, tiro con l'arco, scherma, box, bouldering o arrampicata sui massi se preferite, triathlon, hula hoop, dance, danza acrobatica, trapezio e discipline circensi. Al primo posto c'è la capoeira, danza, arte marziale, genere musicale. La capoeira è tutto questo e molto di più, di origine naturalmente brasiliana, approdata in Italia soltanto negli anni 80, dove esattamente nel 1982 il Grau Maestro Canella fondò a Viterbo, spero che la pronuncia naturalmente sia giusta, fondò a Viterbo la prima scuola di capoeira italiana con il nome di Capoeira Manganga. In quegli anni nacquero poi diversi gruppi, molti dei quali ancora attivi su tutto il territorio nazionale, che si rifanno anche alle tradizioni brasiliane. Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Avete capito sicuramente anche voi che sono completamente digiuno dell'argomento, quindi chiamo in causa il nostro primo ospite. Do il benvenuto a Giuseppe Culletta del gruppo indipendente Capoeira Catania. Benvenuto Giuseppe, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, grazie a voi. Giuseppe, cerca di farci capire qualcosa in più su questo sport, questa lotta, quest'arte marziale, non saprei neanche come definirla. Hai detto benissimo, non è semplicemente uno sport, tante cose messe insieme. Innanzitutto è di origine brasiliana, ma chi la portò in Brasile, chi l'ha sviluppata in Brasile sono gli africani, in particolare gli schiavi africani, gli angolani deportati in Brasile per lavorare nelle piantagioni di canne da zucchero. Molti di questi si ribellavano alla schiavitù e in pratica si proteggevano in delle comunità che oggi vengono chiamate Quilombo, erano delle comunità in mezzo al bosco, nella mata, creavano queste comunità protette, e questa pratica, che era una pratica, un'arte marziale in pratica, che hanno sviluppato in questi campi, venne chiamata appunto capoeira, venne chiamata successivamente capoeira. Prima veniva chiamata la lotta della zebra. Aveva qualcosa a che fare con le strisce? L'unica parte che veniva utilizzata erano appunto gli arti inferiori, in quanto molto spesso gli schiavi erano legati, avevano le braccia legate. Noi vediamo molto spesso dei cerchi, che mi sembra, mi sono un po' documentato, faccio finta di essere completamente digiuno, ma qualcosa l'ho letta proprio prima di intervistarti, che si chiamano roda, giusto? Si chiamano roda? Roda. Ok, roda. Quindi ci si mette in cerchio, ma c'è un motivo perché si crea questo cerchio. Quello è un momento di rituale, è un rituale. Quella roda rappresenta il mondo, in pratica, è un piccolo ambiente dove tutto quello che ti capita nella vita viene trasfigurato lì dentro. In pratica il gioco, perché adesso si parla di gioco di capoeira, non è proprio, non viene interpretata nella maggior parte dei casi come una lotta, ma come un gioco, quindi come una sorta di passatempo, diciamo che è un po' un gioco di furbizia, di astuzia, la malandragine la chiamano in Brasile, malandraneria la chiameremmo noi siciliani. Quindi si tratta di un gioco che si svolge lì all'interno di questa coda, di questo cerchio, con una batteria, quindi c'è un ordine ben preciso, c'è una batteria di musicisti che suonano. Lo strumento principale è questo strumento di origine assolutamente africana, che veniva utilizzato da un tempo in Africa da delle persone che erano della sorta di magon, cioè delle persone che andavano in giro per i villaggi a curare le persone con questo strumento,
per attirare le persone. Mi pare che si chiami Berimbau, perfetto, stavo per dirti Berimbau, questo. Sì. Ma Giuseppe, ma cosa c'entra alla fine la musica in tutto questo? Era un po' un modo, almeno leggo da Wikipedia, per mascherare il fatto che si stavano allenando per poi ribellarsi. Assolutamente, c'erano ai tempi della schiavitù in Brasile, stiamo parlando nell'ultimo... ovviamente dalla colonizzazione del Brasile fino ai primi del Novecento c'erano i capitão do mato, che erano questi capi squadroni, quelli che organizzavano le squadre degli schiavi, che stavano ben attenti che questi schiavi non facessero cose diciamo che li portassero alla liberazione, quindi praticassero atti marziali eccetera. Allora dissimulavano queste loro pratiche facendo finta di ballare, quindi mettevano la musica, mettevano i canti, battevano le mani. Nel momento in cui magari il capitano domato di turno era più distratto, cominciavano ad allenarsi seriamente. Giuseppe, entro molto nel pratico, ho sentito questa nostra chiacchierata, ho letto anche questo articolo molto divertente che è apparso su Men's Health, e quindi visto che nel 2021 sarà molto di moda la capoeira, mi tuffo in questo mondo, ben che vada mi rompo un ginocchio. Allora in realtà se proprio ti devo dire, io quando ho cominciato a insegnare le mie prime tre allieve erano tutte e tre delle over 60. Ho avuto le mie prime tre allieve, erano delle tre signore bravissime, e io dico sempre che ognuno, tutti possono approcciarsi alla capoeira, e ognuno lo può fare secondo i propri limiti, secondo quello che può fare, dove vuole arrivare, quindi non è importante assolutamente l'età o le proprie limitazioni fisiche, ma anche addirittura Se si hanno handicap fisici, non è quello che conta, cioè non è tanto la prestazione a cui si punta, ma un benessere fisico, mentale, stare insieme, giocare, divertirsi. Giuseppe, per essere concreto e farti concludere, anche quanto tempo ci vuole per imparare le cose base della capoeira? Quando posso cominciare a ballare con voi? Ma penso che in mezz'ora potresti. Ah, addirittura. Sì. L'unica cosa che devi imparare per iniziare vera e propria è la ginga, che è il passo base. Non so se hai visto il film su Pelé. Sì, ho visto. La ginga è proprio quella, che in realtà non è proprio della capoeira, ma è un modo di muoversi brasiliano. Quindi è questo molleggio del corpo. Già sapendo fare questo passettino di ginga potresti benissimo giocare insieme a noi all'interno di una roda di capoeira. Non so se sei ottimista oppure falso, comunque lo prendo come un buon auspicio. Grazie Giuseppe, naturalmente buona estate e buona capoeira. Grazie ancora. Ciao. Magazine.